parete sud-est del Monte Rosa, la parete sud-est della punta degli effetti, è un'enorme parete, grandissima nelle sue dimensioni, ma la cosa affascinante è che se uno ha l'occasione di andare dopo una giornata di brutto tempo verso Milano, sulla Torino-Milano, vede questa enorme parete che sovrasta tutta la pianura. È un paretone complesso, a destra è la Signal che sale, a sinistra è il Colle Sesia, e lì in mezzo c'era solo una salita fatta da tre di Alagna, e noi abbiamo studiato una linea un po' più a sinistra, importante e abbastanza lunga, insomma, sugli 800 metri. Andare in montagna con mio padre, innanzitutto mi piace farlo perché ci capiamo al volo, perché insomma lui ha insegnato a me ad andare in montagna, io vado col suo stesso stile, magari ho la stessa visione della montagna, del come andare in montagna, dell'affrontare i rischi e i pericoli. Ci troviamo bene perché, vabbè, essendo anche due guide alpine abituati ad andare in montagna, non c'è bisogno di parlare tanto. La difficoltà in questa salita su Rosa sicuramente erano le scariche che potevano esserci, scariche di sassi e di ghiaccio. Siamo partiti, io volevo tenermi più a destra, lui dice no, stiamo più a sinistra, no, più a destra, no, stiamo più a sinistra. Ma io mi terrei quasi a destra, c'è sul rosso, perché è rotta, ma poi sopra è liscio. Alla fine sono caduti dei sassi di dimensioni proprio grandi. Di là i sassi! Ma abbiamo fatto bene! Non si poteva neanche più discutere, si doveva stare più a sinistra, dove già lui pensava che dovessimo salire. Per andare su quel terreno bisogna essere veramente tranquilli interiormente in quel momento, molto posati e riuscire a valutare ogni mossa, dall'appoggio sul piede alla presa della mano. Quando poi carichi il piede e tiri col braccio devi essere sicuro che non ti scappi un millimetro di roccia. Saper distinguere tra un appoggio e un appiglio buono e uno poco buono, e dunque saperti adattare a quel tipo di scalata, è come avere un senso in più, è una cosa che ti si sviluppa solo andando in montagna e solo praticando quel tipo di alpinismo. Bene! Dunque siamo usciti. Partivo ogni tanto anche.